Il nostro museo è ospitato in una delle architetture più belle e spettacolari che abbiamo in Italia e sicuramente a Torino, la Mole Antonelliana dell'architetto Alessandro Antonelli. È uno spazio verticale, vertiginoso, che poggia su una piazza rialzata, su cui a loro volta si affacciano gli spazi del nostro museo. Architettura e cinema sono arti gemelle che parlano linguaggi affini. Come si entra in un'architettura, si entra in un film. È sempre un viaggio di scoperta. Chi visita il nostro museo visita anche la più cinematografica architettura di Torino. Magari un giorno vedremo King Kong sulla Mole. Il cinema si è spesso nutrito del potere seduttivo dell'architettura. Dalle architetture visionarie dell'espressionismo degli anni venti, vedi Fritz Lang in Metropolis, alle ville futuribili di James Bond. Se il cinema usa la narrazione, la recitazione e il tempo per raccontare una storia, l'architettura usa le forme, i materiali e lo spazio per dare una casa agli uomini. Le arti sono sempre in collegamento, usano linguaggi specifici ma con un sottobosco comune. E cinema e architettura si osservano da un secolo e da un secolo viaggiano insieme. Nell'immediato la fruizione del nostro museo sarà rallentata, ma basterà organizzarsi e pianificare visite più dedicate e con gruppi più piccoli al fine di regalare emozioni più private ed esclusive. Tutti vorranno passare qualche ora memorabile nel nostro museo, tra luci e le ombre del cinema di tutti i tempi e dentro l'architettura più spettacolare di Torino. Si tratta di creare esperienze nuove, magari di portare il teatro dentro il nostro museo del cinema per raccontare nuove e antiche storie. Dopotutto, la grande corte interna della Mole si presterebbe a fantastiche messe in scena perché con i suoi ballatoi ricorda un teatro d'opera. Chissà, è una suggestione. Il design buono è sempre figlio della necessità. Uno stato d'emergenza come quello attuale può produrre grandi idee. E sono convinto che i nostri designers e architetti italiani saranno in grado di dare risposte molto positive e creative a questi limiti che ci ha imposto la pandemia. Dove c'è un limite nuovo da superare, si attiva sempre la creatività dei nostri designer. Siamo quindi molto curiosi e molto fiduciosi del loro ruolo futuro, sicuramente da sostenere e da appoggiare.